Bene, da 15 gradi fuori a 26 dentro. Meno male, se no ero morta già. Meno male che abbiamo il nostro riscaldamento. Riscaldatorino qui. Guarda che sta calda. Ci scalda. Siamo anche più per il letto. Andiamo a letto. Sì. Buonanotte. Alle 7 di mattina abbiamo 22 gradi, fuori ce ne stanno 9, però abbiamo acceso un po' i riscaldamentini perché fa freddo, fa freddino. Andiamo a fare un percorso nel bosco. Sai perché faceva freddo questa notte? No. Che siamo a 1400 metri, chi l'avrebbe mai detto? Che fai? Un paninetto, ce lo portiamo nel bosco così facciamo un pranzetto nel bosco. Vediamo un po' con me. Ce la famo? Io fa. Dai, dai, che spettacolo! Che cosa spettacolare! E si seguita a salire. Ecco le scalinate fatte coi tronchi. Un profumo. E si sale. E si scavalca le pietre. Dai, dai, che si vede la cima. Scarpinata, ragazzi. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Guardate che si vede da qua sopra. Dai. Dai, dai. Temperatura circa 10 gradi. Stanotte. Stanotte 8 gradi, per fortuna il nostro super riscaldamento, se no saremmo stati una specie di Findus o cose così, surgelati dentro la furgonetta. Per fortuna il nostro isolamento super e riscaldamento super. Dove sei arrivati? Dai, manca poco. Non so se si vede, ma è una salita bestiale, bestiosa. Terrazzetta con un bel vedere. Vabbè. Andiamo a vedere se c'è un bel vedere, si deve vedere, e scendiamo. Qui si vede tutto. Dai, ultima faticata e ci siamo, speriamo, se no morivo. Dai, dai, sempre più in alto, la vista sempre più spettacolare. Siamo sul Cucuzzo, nonostante l'aria sia fresca, anzi fredda, il sole che ormai è abbastanza alto comincia a farsi sentire e brucia. È uno spettacolo. Eccoci qui, 300 metri e siamo in cima. Altra scarpinata, altra scarpinata. Cioè, questa è una scala, è una scala, è mobile questa scala? È una scala mobile? Ah, bene, ecco, ci siamo. Siamo sulla vetta. Vai. 1487 metri. E da qui si
domina tutta la Gomera. Abbiamo vicino anche il Teide, vegetazione spettacolare. Adesso andiamo sopra il Belvedere. Vai, la terrazza sulla Gomera. Questa è la terrazza sulla Gomera. Sì. Pensando di stare a 1500 metri quasi, guardate il Teide, quanto sta sopra di noi. Quella è Tenerife, il suo maestoso Teide. E qui mentre camminiamo ci viene in mente la canzone Zebra Pua, a Pua! Che taratara! Adesso continuiamo per la Laguna Grande, che è un posto che sta più in basso, però dovrebbe essere altrettanto. Andiamo a mangiare, quello sì che ci voleva, che è quasi ora, mo m'ammazzo. Quindi andiamo a vedere questo posto, che dovrebbe stare qui sotto. È qui sotto, no? Sandro, sono 4 chilometri, vabbè, andiamo, dai, andiamo a... E qua alla Grande Laguna, questo è un posto attrezzato per picnic, tavoli e tutto, giochi. Guarda se si ammazzamo, sono proprio sumaro, ecco dai, guardamola che casca per terra, guarda, stanno arrivando pure quei due lì, guardali. Quelli stanno arrivando pure quelli. Un bel posto, bellissimo. E adesso noi che ci mangiamo? Paninetto che ce lo siamo portati sul tavolone. Sì, ma col salmoncino, l'uovo, il formaggio. Eh sì. Che è un paninetto così, mi ci ho bau bau, Ci abbiamo pure l'invitato, l'uccellino che si sta a mangiare le briciole con Nadia. Il nostro parcheggione qui a Playa de Santiago.